Buonasera. Puntualissimi iniziamo questo pomeriggio, puntualissimi anche perché la sala è già completamente occupata, come era previsto dalle prenotazioni e come previsto dalle nostre previsioni, visto la qualità del relatore di oggi e visto il successo che questa festa della scienza ha oramai in tutte le sue manifestazioni. Compito facile oggi pomeriggio per me di presentare il professor Garattini, facile perché tutti lo conoscono. Lo conoscono sia nella veste di divulgatore scientifico, nella veste di esperto, in cui spesso la televisione lo chiama a parlare di questioni mediche in generale, sia soprattutto nella comunità scientifica per la vastità della sua produzione e per la qualità della sua produzione scientifica. Quindi facile presentare il professor Garattini e altrettanto facile presentare il tema di cui parlerà il professore, l'invecchiamento del cervello. Facile parlare perché è a tutti nota l'andamento dell'aspettativa di vita di tutti noi, quasi 80 anni per gli uomini, 84 per le donne, ed è noto il fenomeno che questo accompagna, la cronicità, le difficoltà, i costi sociali e i meccanismi che stanno dietro questo invecchiamento. E di questo ci parlerà il professor Garattini. Buonasera a tutti, grazie per questa gentile presentazione, grazie a chi mi ha invitato a venire a questo splendido festival, è sempre un piacere venire in Umbria. Il tema di cui parliamo non è un bel tema, tutto sommato, perché l'invecchiamento del cervello non ci fa grande piacere. È un tema che è comunque relativamente nuovo dal punto di vista quantitativo, perché il cervello è sempre invecchiato, ma erano pochi quelli che avevano la fortuna di vedere l'invecchiamento del cervello. E oggi invece, grazie all'aumento della durata di vita, sono tanti e quindi il problema diventa non soltanto interessante dal punto di vista della ricerca biomedica, ma è interessante anche dal punto di vista sociologico e dal punto di vista poi delle conseguenze che questo ha nella organizzazione di tutti i servizi della nostra società. Per introdurci nel tema, vediamo subito, questa è una fitta tavola di dati, ma li riassumiamo molto rapidamente, qual è stato il cambiamento che ci porta a quello che ho detto prima circa il numero di persone per cui l'invecchiamento del cervello è rilevante. Vedete, all'inizio del Novecento l'aspettativa di vita alla nascita era molto simile per gli uomini e per le donne ed era di 42-43 anni, quindi era molto breve tutto sommato la vita media, con tutte le eccezioni naturalmente e con tutta la variabilità, ma era, nel 53 le cose erano già cambiate e già subito dopo la guerra si vede una fenomeno interessante, cioè che le donne hanno un'aspettativa di vita superiore ai maschi, 67 qualcosa nelle donne, 63 negli uomini. E nel 1995 le cose sono ulteriormente aumentate, oggi nel 95 l'aspettativa di vita era di 74,6 anni per il maschio e di 81 per la donna. Oggi, se dovessimo guardare i dati, non ci sono ancora i dati ufficiali del 1914, li avremo nel 1915, ma le cose sono ulteriormente migliorate perché la donna è arrivata ormai a superare gli 85 anni di aspettativa di vita e il maschio è intorno agli 80. Non possiamo passare attraverso la tabella, ma quello che si può desumere da questa tabella è che l'aspettativa di vita è in aumento a qualsiasi età, cioè non è soltanto alla nascita, ma se noi guardiamo chi ha 70 anni,
l'aspettativa di vita, che era nel 90, all'inizio del Novecento intorno a 7,7 anni per chi arrivava, per i pochi che arrivavano a 70 anni, è diventata poi invece 12-15 anni nel 1995. Quindi a qualsiasi età c'è questo aumento della durata di vita che noi sappiamo è dovuta naturalmente al progresso di molte cose, dell'ambiente in cui viviamo, le norme igieniche, l'alimentazione, tutto quello che si vuole, e naturalmente un po' anche la medicina con i suoi trattamenti. L'aumento a cui assistiamo però è dovuto non soltanto all'aumento della durata di vita, ma la popolazione aumenta anche perché l'altro fattore importante è rappresentato dal numero dei nati vivi. E qui voi vedete come è cambiata la situazione. Nella riga verde qui sono i nati vivi e in rapporto con il tempo è il tasso per 1000 abitanti, vedete che è completamente cambiato, cioè mentre avevamo tassi intorno ai 3-5% di nati rispetto alla popolazione, siamo scesi praticamente vicini all'1% nel nostro paese, e questo naturalmente fa sì che cambi completamente la situazione. E mentre all'inizio del 1900 se noi stratifichiamo la popolazione per età, avevamo una specie di piramide molto chiaramente delineata, vedete che nel 2010 la piramide si è spostata verso l'alto, cioè comincia all'età di 30 anni e poi naturalmente si affievolisce. E così noi proiettassimo nel 2050, vedremmo che, se continua questo trend, che la piramide è diventata inversa, cioè abbiamo molta più popolazione di età avanzata rispetto alla popolazione giovanile. Il bleu sono i maschi, il rosso sono le femmine, vedete che sostanzialmente non cambia il quadro. Questo vuol dire che aumenta l'indice di vecchiaia e che anche non soltanto in Italia ma nel mondo siamo ormai arrivati al punto in cui i minori, cioè le persone, i bambini fra 0 e 14 anni sono meno degli anziani al di sopra dei 60 anni. Oggi non possiamo neanche più dire anziani al di sopra dei 60 anni, dobbiamo metterci intorno ai 70 evidentemente. Ecco, quindi questo, qual è poi la situazione in questo quadro? È che l'invecchiamento è un indebolimento, lo potremmo definire così in termini semplici, di tutti gli organi. I nostri organi, man mano che andiamo avanti, sono come le macchine, si indeboliscono, non hanno più le prestazioni che avevano nell'età giovanile, ma le prestazioni tendono a diminuire e il cervello non fa assolutamente eccezione. E quindi possiamo andare a vedere cosa succede nel cervello. Una delle cose importanti e fondamentali è che il nostro cervello diminuisce di peso man mano che andiamo avanti con l'età. Voi vedete come diminuisce di peso, sotto c'è l'età. Vedete che il peso a 90 anni in media è diminuito considerevolmente, perché passa da circa 1850 grammi, va a 1300 grammi. Quindi perdiamo una gran quantità del nostro cervello con il tempo, e la perdita è proporzionale all'età, sempre parlando dal punto di vista statistico, cioè se facciamo tutte le medie abbiamo questa diminuzione. Questo non vuol dire che poi sia uguale per tutti, perché per esempio vediamo dei novantenni, se guardassimo qui a tutti questi punti, vediamo dei novantenni che in realtà hanno il peso cerebrale simile a quelli che ne hanno 60, quindi non è uguale per tutti, però il trend, la media,
da questo considerevole, questa cosa considerevole diminuzione. Il nostro cervello diminuisce di peso. E per capire perché diminuisce, dobbiamo renderci conto di quale è il contenuto del nostro cervello. Il contenuto del nostro cervello è straordinario, perché noi abbiamo, il cervello è popolato di neuroni, cioè che sono le cellule del sistema nervoso centrale, le cellule che sono quelle attive, quelle che ci permettono, diciamo, tutta una serie di possibilità, di funzioni che ha il nostro cervello. Ma abbiamo qualcosa come 100 miliardi di cellule neuronali, quindi pensate 100 miliardi, che enorme numero è, 100 miliardi. Ognuno, questo è dipinto qui, insomma, schematicamente come è fatto un neurone, vedete che ci sono tutti questi prolungamenti sono fatti per toccarsi fra di loro e si toccano non materialmente, ma si toccano attraverso la emissione di sostanze chimiche che permettono un collegamento fra questi terminali. Bene, pensate che ogni neurone può avere fino a un totale di 1000 connessioni. Quindi, se facciamo queste moltipliche su questi enormi numeri, troviamo che nel nostro cervello c'è qualcosa come 100 trilioni di connessioni. Quindi 100 trilioni di connessioni sono 100.000 miliardi di connessioni. Insomma, un numero straordinario, un numero che non riusciamo neanche a realizzare nella nostra testa. E quindi pensate che ne abbiamo tanti di neuroni, ne perdiamo, e perciò possiamo già ritenere che fino a che ne perdiamo un certo numero non cambia nulla. È quando il numero diventa troppo piccolo rispetto alla entità delle funzioni che dobbiamo sopportare, e quando queste connessioni diventano troppo poche, che abbiamo poi i problemi che caratterizzano la vecchiaia, e che in particolare quelli che ci interessano sono rappresentati dalle demenze. Vediamo perciò che c'è questo cambiamento, ma non è un cambiamento soltanto di numeri, è anche un cambiamento di struttura, perché questo è, diciamo, un modello di come possiamo dipingere il neurone di una persona giovane. Vedete che è un neurone che ha tante diramazioni che si espandono molto, che hanno tutti questi puntini, ognuno di questi puntini può essere un punto di contatto, quindi vedete come è ricco e vario il neurone di un giovane. E questo invece è il neurone di un vecchio, e ci accorgiamo subito di quali sono le differenze, cioè vedete che è molto più concentrato, ha meno diramazioni e ci sono meno di questi puntini che appunto vogliono rappresentare le connessioni. E difatti, se andiamo a guardare per esempio uno di questi prolungamenti del cervello, li andiamo a guardare in dettaglio, vedete che hanno tutte queste diramazioni, quelle che prima vedevamo con i puntini. Se guardiamo a maggiore ingrandimento, vedete che ci sono tutte queste diramazioni, sono tante e sono anche di forma diversa, perché esprimono poi i diversi mediatori chimici che vengono diciamo utilizzati in ognuno di questi punti. Guardate invece il neurone di una persona anziana, in questo caso anche qui una delle diramazioni. Vedete come sono molto meno e come la forma sembra un po' rattrappita, come sono meno evidenti, meno stagliati rispetto ai neuroni di una persona giovane. Ecco, questo ci dà una indicazione di qual è il cambiamento che avviene. Poi possiamo scendere un po' più nei dettagli, anche vedendo quali sono alcuni degli aspetti più di natura del contenuto, ma
Già questo ci deve dare un'indicazione di quale è il processo dell'invecchiamento. E quando l'invecchiamento, quando la perdita di neuroni e la perdita di queste terminazioni nervose diventa importante, succedono anche tanti altri cambiamenti insieme. Cioè, abbiamo parlato prima di queste connessioni, abbiamo detto che sono di meno, possiamo parlare dei recettori, cioè queste sono proteine su cui agisce il mediatore chimico che determina il contatto fra le connessioni, anche questi diminuiscono, diminuisce la trasmissione elettrica, diminuiscono i neurotrasmettitori, diminuisce tutto l'insieme del processo che mantiene attivo il nostro cervello. E naturalmente quando tutto questo cambia cominciamo ad avere quello che chiamiamo un deficit cognitivo, cioè abbiamo meno capacità intellettuali che si esprimono poi in tante maniere, nella memoria, nell'apprendimento, nella capacità di mettere insieme le idee, nel ricordare determinati eventi, eccetera. E proprio perché abbiamo parlato prima di indebolimento, proprio perché c'è tutta questa serie di modificazioni, quello che noi da giovani sopportavamo senza nessun problema, da anziani abbiamo più difficoltà a sopportare. Che cosa? L'effetto dello stress, l'effetto di un eccessivo carico metabolico. I diabetici, per esempio, che hanno problemi, coloro che hanno aumento di peso, hanno un eccesso di carico metabolico. A una certa età, da giovane si può sostenere, da anziano è molto più difficile, e quindi l'ischemia, noi tutti abbiamo in continuità dei piccoli vasi capillari che si ostruiscono nel nostro cervello. Prima potevano essere facilmente rimossi, nell'anziano è molto più difficile rimuoverli, e così via. I traumi naturalmente di ogni natura hanno una maggiore importanza per le persone anziane rispetto alle persone giovani, e anche questo sta alla base della degenerazione neuronale che, come abbiamo detto, è poi la base del deficit di natura cognitiva. Bisogna tenere presente però che non c'è soltanto l'effetto sui neuroni, cioè l'effetto sui neuroni è l'effetto finale, ci sono degli aspetti che abbiamo visto di neurodegenerazione che abbiamo esaminati, ma però ci sono anche degli altri aspetti che riguardano il nostro sistema vascolare nel cervello. Il cervello è fortemente irrorato, abbiamo tanti capillari, e quando uno di questi capillari si chiude, cosa succede? Che non c'è più alimentazione, basta poco, bastano 7-8 minuti di occlusione perché i neuroni che stanno intorno non abbiano più la possibilità di sopravvivere. Quindi c'è tutto questo aspetto vascolare che si accompagna all'aspetto neuronale e che qui vedete dipinto. Insomma, quando abbiamo contemporaneamente degenerazione neuronale e occlusione vascolare, abbiamo poi una serie di fenomeni che portano a quello che chiamiamo il fenomeno estremo, che è rappresentato dalla demenza, e che in generale utilizziamo invece un'altra parola, che è quella di dire che si tratta della malattia di Alzheimer. La malattia di Alzheimer la usiamo in termini generali, anche se invece dovrebbe essere limitata ad una serie di sintomi particolari. Allora, perché succede questo? Perché abbiamo visto che succede questa diminuzione dei neuroni e abbiamo questi problemi di degenerazione? Perché nel metabolismo del cervello avvengono delle cose che prima non avvenivano, e cioè avviene una deposizione di proteine. Le proteine che abbiamo nel cervello normalmente servono per determinate funzioni, servono per mantenere in funzione il cervello, servono per rimpiazzare le proteine che vengono metabolizzate. Però quello che succede nelle persone anziane
è che il processo di metabolismo, diremmo di spazzar via queste proteine, è un processo che diventa un po' deficitario e quindi queste proteine, invece di essere spazzate via, rimangono lì e formano degli aggregati che nel caso, diciamo, di una proteina che si chiama beta amiloide diventano delle placche, le vedete lì dipinte dove c'è la freccia, vedete, cioè, nel caso in cui siano altre proteine come la proteina tau, abbiamo invece delle fibrille che vedete anche lì rappresentate, cioè questo materiale che si deposita nel nostro cervello evidentemente è un materiale che disturba l'andamento del metabolismo cerebrale e contribuisce a quei fenomeni che prima abbiamo visto. E qui vi faccio vedere quello che abbiamo detto prima, cioè da un punto di vista istologico, la occlusione vascolare, vedete lì dove ci sono le frecce, quello lì è un punto in cui c'è stata una occlusione vascolare, si è formato un piccolo trombo e vedete che non trovate più il tessuto che c'è intorno, ma in quel punto il tessuto è scomparso perché appunto non essendoci più l'irrorazione non abbiamo più la possibilità di mantenere vivi i neuroni. E quindi diciamo qui parliamo della, facciamo vedere la differenza poi dal punto di vista macroscopico fra un cervello di controllo che è quello sulla sinistra e un cervello invece di una l'autopsia di un malato di Alzheimer. Vedete che quello che vi ho detto in modo schematico lo potete riscontrare in termini visivi macroscopici. E dal punto di vista dello sviluppo di questo di cui vi ho parlato è già chiaro che lo sviluppo, diciamo, dei problemi che portano all'invecchiamento del cervello e che portano quindi poi alle malattie connesse, è uno sviluppo che non è dall'oggi al domani, è uno sviluppo che avviene nel tempo. Purtroppo uno dei problemi che abbiamo nello studio di queste malattie è che c'è un lungo periodo in cui noi non sappiamo di fatto che cosa succede. E vedete qui ci sono 15-20 anni che definiamo di fase preclinica, cioè una fase in cui avvengono i fenomeni che poi porteranno alla neurodegenerazione, ma noi abbiamo difficoltà, o avevamo, adesso abbiamo dei mezzi un po' più efficaci, abbiamo difficoltà a vedere. E qui per esempio è rappresentato in modo schematico il deposito di questa beta amiloide, cioè di questa proteina che avete visto forma quelle placche, vedete che per tutto il periodo in cui aumenta non abbiamo abbiamo un inizio biologico della malattia, ma non abbiamo l'aspetto clinico, cioè non vediamo nulla, è soltanto quando arriviamo a un certo punto che abbiamo la fase clinica della malattia e abbiamo poi la diminuzione della riserva cognitiva, che vuol dire insomma che perdiamo alcune delle nostre capacità. È importante sapere anche quale è l'entità di questo problema, perché in rapporto con l'età, perché questo ci aiuta a capire quali sono poi, che dimensioni hanno questi problemi. E qui vi voglio far vedere uno studio che abbiamo svolto prendendo delle persone, una coorte, si dice, cioè abbiamo preso nell'area di Varese circa 2000 persone che avevano più di 80 anni e li abbiamo seguiti ormai per quasi 15 anni e quindi possiamo avere un'idea di quale è la frequenza della demenza. Frequenza vuol dire quanti nuovi dementi abbiamo ogni anno di quella popolazione. Vedete che fra gli 80 e gli 84 anni abbiamo un po' di più nelle donne, un po' di meno nei maschi, abbiamo 6,7% o 4,8%, prendiamo in media circa 5 qualcosa, che
cosa rappresentano? Rappresentano il numero di persone fra quella età che diventano dementi. Man mano che andiamo avanti, naturalmente aumenta la probabilità di diventare dementi e fra i 95 e i 99 anni arriviamo addirittura intorno al 18%. Questo vuol dire che ogni anno il 18% di quelli che hanno quell'età diventano dementi. Però questo è un dato che ci aiuta a capire cosa succede ogni anno, ma non è un dato che ci dice quanti ce ne sono a un determinato momento. Quanti ce ne sono è quello che chiamiamo prevalenza, cioè prevalenza è come se fotografassimo la situazione in questo momento e vediamo quanti ce ne sono. L'incidenza è per esempio quante persone sono entrate in questa stanza per ogni minuto, la prevalenza è quante ce ne sono in questo momento, che poi può darsi che non ci siano per sempre perché magari qualcuno va via, qualcuno arriva ancora, ma insomma se lo fotografiamo in questo momento questa è la prevalenza. E siccome la demenza non è sinonimo di morte, ma i dementi vivono per parecchi anni, la dimensione diventa del tutto diversa e difatti voi vedete che fra gli 80 e gli 84 anni non abbiamo più quel 5%, ma abbiamo, se fotografiamo la situazione di tutti quelli che hanno 80-84 anni, abbiamo il 16% di dementi e se analizziamo quelli fra i 90 e i 94 abbiamo il 42%, quindi abbiamo in realtà una popolazione molto importante di persone che hanno questo problema nella nostra società anche oggi, perché di fatto se le guardiamo in termini assoluti, la linea bleu, vediamo che oggi abbiamo qualcosa come in Italia abbiamo circa 1.300.000 persone che sono dementi. E le previsioni sono le previsioni, diciamo, non molto belle, perché se le cose rimangono così, non rimarranno così, perché abbiamo la speranza che la ricerca ci aiuti a trovare le soluzioni, ma se rimanessero così, noi avremmo oltre 3 milioni di dementi nel 2050. Quindi questo vi dice che siamo in un certo modo impreparati, chi ci governa, chi ci amministra non pensa a questi problemi, è completamente impreparato e dovremmo invece preoccuparci molto del fatto che ci sia questo numero di persone che ha poi bisogno di aiuto. Però anche per gettare un po' di ottimismo e non pensare che tutto vada male, c'è però, avete visto il 40%, ma c'è però una buona parte della popolazione che non ha questi problemi, quindi noi dobbiamo aspirare a diventare in quella parte della popolazione. Vedete, questi sono persone che dai 50 anni fino ai 95-99 anni non cambiano sostanzialmente, se non di poco, potenziale cognitivo, rimangono più o meno uguali. Quindi questo ci dice che cosa? Che non è una cosa ineluttabile, non è qualcosa che deve accadere, è qualcosa che può non accadere. Quando non accadrà? Quando noi sapremo, qui sono andato indietro, quando noi sapremo molto bene perché questi sono differenti dagli altri. E quindi c'è tutto uno sforzo oggi di ricerca per capire quali sono le ragioni, perché alcuni vanno bene e altri vanno male, perché se lo scopriamo poi riusciamo a trovare i mezzi per rispondere ai problemi. Adesso entriamo un po' di più a vedere alcuni aspetti, diciamo, della demenza. Un strumento che oggi ci aiuta molto a capire come sta il nostro cervello è rappresentato dalla risonanza nucleare magnetica. È uno strumento che, vedete, ci permette di vedere il normale, ci permette di vedere quale è la materia cerebrale. Vedete il bianco, che è tanto,
chi comincia ad avere un po' di problemi cognitivi, vedete che il bianco tende a essere di meno, e ancora di più quelli che hanno la malattia di Alzheimer. Ma abbiamo altri strumenti, cioè oggi possiamo andare a vedere in vivo nell'uomo come funziona il cervello. Noi somministriamo del glucosio, e siccome il cervello per il suo metabolismo utilizza il glucosio, possiamo vedere quali sono le parti molto attive del cervello, quali sono le parti meno attive. Allora, se vedete questo sulla sinistra, vedete tanto rosso e tanto giallo e poco blu, vuol dire che in questo cervello normale quasi tutto il cervello funziona, cioè riceve glucosio, lo metabolizza, lo utilizza. Dalla parte di là vedete invece il cervello di un ammalato di Alzheimer e vedete che la parte rossa, la parte gialla è molto piccola, soprattutto nella parte superiore, che è la parte della corteccia frontale, quella che è importante per l'attività cognitiva, vedete che c'è molto poco di giallo e di rosso, è quasi tutto blu, il che vuol dire che è una parte del cervello che non utilizza il glucosio. Una cosa che è migliorata è anche quella di poter vedere, vi ho parlato di quelle placche di beta amiloide, bene, noi adesso le possiamo vedere in vivo nell'uomo perché abbiamo dei mezzi che possono essere iniettati che si legano a queste placche e ci fanno vedere quante sono e dove sono. Infatti qui vedete che in blu vuol dire che non ci sono placche e vedete che persone che hanno normale attività cognitiva non ne hanno molte, poi dopo man mano quando sono con minori attività cognitive cominciate a vedere la comparsa di giallo e questo è sostanzialmente l'inizio della presenza di placche di beta amiloide e poi quando c'è una diminuzione delle attività cognitive vedete che c'è tanto rosso, il che vuol dire che ci sono tante placche che noi riveliamo con questo strumento che è una sostanza chimica che iniettiamo e che si lega alle qui vedete che possiamo ricostruire la cosa, quella linea che vi ho fatto vedere della preclinica, che prima non potevamo sapere com'era, adesso lo sappiamo perché vedete nello spazio di 20 anni che l'attività, lo sviluppo dell'amiloide beta è uno sviluppo che avviene nel tempo e il rosso che indica tanta presenza, vedete che è il risultato di un lungo processo che arriva piano piano. C'è però un problema che ci aiuta ad andare avanti a capire le cose, e cioè che noi ci aspetteremmo di vedere sulla base di quello che abbiamo detto fino adesso che tutti quelli che hanno tanta beta amiloide che rimane nel cervello sono quelli che hanno demenza. In realtà non è proprio così, perché se guardiamo questo grafico, ogni punto è una persona, i punti verdi che sono questi sulla parte sinistra sono i giovani, e vedete che i giovani, quella linea traccia diciamo un livello anomalo, vedete che i giovani diciamo sono tutti al di sotto di quella linea, non ci sono eccezioni. Se prendiamo per gli ammalati della malattia di Alzheimer, anche quelli sono tutti al di sopra della linea, vuol dire che hanno tanta beta amiloide. Ma se prendiamo le persone anziane, che sono anziane ma sono ancora in buone condizioni, vedete i punti rossi, vedete che ce ne sono tanti al di sotto e ce ne sono tanti di sopra. Allora la domanda che ci dobbiamo porre, che ci poniamo spontaneamente, è come mai abbiamo persone che hanno tanto deposizione di beta amiloide e alcuni, anzi tutti quelli che hanno la malattia di Alzheimer ce l'hanno, ma invece ce ne sono anche di normali, di persone normali come noi, che possono avere una forte deposizione di beta amiloide senza avere la demenza. E qui abbiamo fatto qualche passo avanti nel capire queste cose. Questa era un po' complicata, ma mi serve soltanto per farvi vedere che
La proteina, che è quella cosa che vedete lì, tutta quella specie di filo che gira, che è questa beta amiloide di cui abbiamo parlato fino adesso, ha un processo complicato per arrivare al punto finale, che sono questi aggregati che abbiamo visto prima nel cervello. Passa attraverso varie tappe e quando sono piccoli aggregati, questi piccoli aggregati li chiamiamo oligomeri, non sono delle placche, sono delle cose intermedie. Allora, se fissiamo l'attenzione a queste molecole, a questo tipo di... è sempre la beta amiloide, ma non è una beta amiloide che è diventata placca, è una beta amiloide che è restata un piccolo aggregato. E noi lo possiamo vedere, c'è uno strumento che si chiama microscopio a forza atomica, che ci permette di vedere queste cose riprodotte, e vedete che lo stato iniziale, cioè quando la molecola è ancora singola, la molecola di beta amiloide è ancora singola, vedete che non la vedete praticamente in questo riquadro a sinistra. In mezzo vedete tanti puntini che rappresentano appunto questi aggregati, piccoli aggregati, e invece alla destra vedete quelle che chiamiamo fibrille, che poi diventano placche, vedete che sono molto più grandi. E noi facciamo attenzione a questa parte di mezzo. Adesso andiamo a vedere cosa fanno questi qui. Intanto vediamo che ci sono, e per vedere che ci sono abbiamo preso, siamo andati a lavorare su degli animali, perché noi possiamo riprodurre la malattia di Alzheimer, cioè delle forme di demenza, attraverso dei cambiamenti nei geni. Un modello della malattia di Alzheimer lo possiamo riprodurre nel topo. Sono dei topi che mostrano inabilità rispetto a quello che normalmente sanno fare. Naturalmente sono i modelli molto più semplici di quello che succede nell'uomo, perché le funzioni del topo evidentemente sono molto minori rispetto a quelle dell'uomo, però sono un modello, perché loro prima, quando sono giovani, fanno determinate cose, quando hanno la malattia di Alzheimer, che noi induciamo cambiando alcuni dei geni, anche loro perdono le loro capacità, così come succede all'uomo, su scale molto diverse, ma sono dei modelli che possiamo utilizzare. E questi, vedete, questi topolini sono quelli che hanno questa quella che chiamiamo la malattia di Alzheimer del topo, per intenderci. E vedete che nel loro cervello, lo vedete là sulla destra, cosa c'è? Ci sono quelle placche che abbiamo visto nell'uomo, cioè anche loro, pur con tutte le variazioni, esprimono lo stesso tipo di effetto che abbiamo e che troviamo nel cervello delle persone che diventano anziane, quindi hanno anche loro lo stesso tipo di caratteristiche, perciò si prestano ad essere studiate. Anche loro, vedete, nei controlli hanno lo stesso tipo di caratteristiche di neuroni che abbiamo visto prima nell'uomo. Sopra sono i controlli, sono i normali, vedete, hanno molta diramazione, hanno molte di quelle punteggiature che abbiamo visto anche nell'uomo. Questi topi Alzheimer, vedete come sono ridotti, non hanno più quelle caratteristiche che hanno i controlli, e hanno invece le caratteristiche che sono molto vicine a quelle che abbiamo visto nell'uomo. E come studiamo nel topo la riduzione degli effetti cognitivi? Ci sono molti strumenti, io per non appesantire troppo la cosa vi faccio vedere degli strumenti molto semplici, quelli, diciamo, che utilizziamo in termini iniziali. Ci sono delle gabbiette in cui il topo si abitua a stare, rimanendo un certo periodo di tempo, per 5 minuti ogni giorno. E poi un altro giorno
Il topo si familiarizza con degli oggetti che mettiamo, vedete questi due cilindri, sono due oggetti e il topo cosa fa? Il topo è un animale molto curioso e quello che fa è andare a guardare per un po' di tempo cosa c'è intorno, ispeziona il primo cilindro, poi ispeziona il secondo cilindro e noi possiamo registrare quanto tempo spende a guardare il primo e a guardare il secondo. E poi il terzo giorno cambiamo e invece di avere i due cilindri mettiamo un cilindro e un parallelepipedo. Il topo normale che cosa fa? Il topo normale ha già visto il cilindro, non va più a guardarlo. Va invece a guardare quello che c'è di nuovo e va a guardare il parallelepipedo. E anche qui possiamo contare. Il topo Alzheimer, il topo che ha perso la memoria, che cosa fa? Non si ricorda di aver visto il cilindro e quindi spende tanto tempo a guardare di nuovo il cilindro quanto tempo a guardare il parallelepipedo. Ecco, questo per darvi un'idea che abbiamo degli strumenti in cui, con tutte le semplificazioni del caso e con tutte, diciamo, anche con un po' di ingenuità nel guardare a queste cose, però l'ingenuità aiuta a progredire, abbiamo la possibilità di costruire un test che è un test, uno dei tanti test che possiamo poi complicare in tanti modi nel topo, perché potremmo accendere contemporaneamente una lampada e allora il topo guarda se la lampada è accesa oppure no prima di cominciare l'ispezione. Insomma, ci sono tante complicazioni, ma questo è il termine, il modo più semplice per stabilire la memoria di un topo. Questo poi quello che facciamo è di iniettare questa amiloide nelle sue varie forme e qui ci concentriamo su quelli che abbiamo chiamato gli oligomeri, cioè questi piccoli aggregati. Li iniettiamo per vedere che cosa succede in questo test. E quello che succede è qui. Allora, se noi iniettiamo il veicolo, non succede niente, continua questo, chiamiamo l'indice di discriminazione, che è un indice per sapere se la memoria è buona oppure no. Quando è così, quella più a sinistra, la memoria è buona. Se noi iniettiamo la proteina, quella iniziale, beta-amiloide, non succede niente. Se iniettiamo le fibrille non succede niente, ma se iniettiamo gli oligomeri, vedete che il topo perde la memoria. Ecco allora che abbiamo un elemento in più per ragionare. Se ci rifacciamo alla ragione per cui abbiamo fatto questo tipo di esami, noi adesso possiamo vedere se le persone che hanno la beta amiloide e che hanno l'Alzheimer sono quelli che hanno dei beta, una produzione di beta amiloide oligomeri, cioè piccoli aggregati, che aumentano il danno cerebrale. Quelli invece che hanno le placche, ma hanno pochi di questi oligomeri, sono quelli che, pur avendo le placche, non hanno immediatamente questi fenomeni di perdita della memoria. Ecco quindi come evolve diciamo, la discussione sulla ricerca. Ma questo perché è importante? È importante perché ci può permettere di studiare dei farmaci, ci può permettere se troviamo qualcosa che sia in grado di bloccare questa azione negativa degli oligomeri. E qui per esempio c'è questa sostanza che è presente anche in natura, in alcuni tipi di frutta, che vedete in rapporto con le dosi diminuisce l'effetto degli oligomeri, che prima, questo è l'indice opposto, che prima è diciamo molto forte e poi con l'azione di questo farmaco diventa sempre meno forte. E così non voglio
andare troppo nei dettagli, ma abbiamo altri farmaci che sono in grado di fare questo effetto e che stiamo studiando per cercare di capire se saranno in grado di esercitare un effetto favorevole. Naturalmente sono studi di lungo termine, perché bisogna essere ben sicuri di quello che si fa prima di passare nell'uomo. Ecco, abbiamo visto un esempio. Ce n'è un altro che possiamo vedere di quello che si può fare e di come si procedere per capire che cosa succede nel nostro cervello e nel cervello man mano che invecchia. Per esempio c'è questo fattore che si chiama REST. Prima abbiamo parlato della beta amiloide, adesso parliamo di un altro fattore che si chiama REST. Questo è un fattore, è una sostanza che ha la grande capacità di cambiare un certo numero di geni nel nostro DNA, fa in modo che si trascrivano o non trascrivano dei geni nel nostro DNA e che quindi divengano attivi o divengano inattivi. Perché questo fattore è importante? Perché questo fattore ha la capacità di neutralizzare, cioè di diminuire, tutti i geni che hanno a che fare con la morte cellulare o con la formazione di questa amiloide beta, e hanno invece la possibilità di aumentare tutti i geni che agiscono positivamente contro lo stress. Per cui quando abbiamo tanto di questo fattore REST, si preserva la funzione cognitiva. Quando ne abbiamo poco, abbiamo neurodegenerazione. Questo è un altro fattore che contribuisce all'invecchiamento del cervello. Non entro nei particolari, è importante avere questo concetto, che poi noi possiamo vedere nella realtà. Cioè questo è, per esempio, quello che possiamo vedere, sembra un dipinto moderno, sembra Burri, ma non, in realtà ha un significato. Cioè voi dovete pensare che queste sono persone di età diverse in verticale. Quando c'è tanto REST è rosso, quando ce n'è poco è blu. Questo è un fattore che è utile per il nostro cervello. Vedete che fra l'età 40 fino ai 70 predomina il rosso, poi piano piano diventa blu. Il che vuol dire che è uno dei fattori che perdiamo con l'età, e questo ci fa capire perché quello che abbiamo detto anche all'inizio, gli stress, i problemi diventano molto più importanti nell'anziano, perché perdiamo questo fattore che attiva geni per contrastare appunto l'effetto del stress e tanti altri fattori. Qui lo vediamo, vediamo la stessa cosa, ma vediamo che questo REST non cambia in tutte le parti del cervello. Vedete, nel cervelletto non cambia per nulla, cambia nella corteccia, cambia nell'ippocampo, cioè cambia nelle aree che sono importanti per le nostre funzioni cognitive. E quanto più REST c'è, tanto più abbiamo effetti positivi sulla memoria. Cerchiamo di arrivare alle conclusioni adesso, perché abbiamo parlato già per un po' di tempo, poi lascio a voi la possibilità di fare domande. Vediamo alla fine di questo che cosa sappiamo di positivo, cioè di qualcosa che contrasta la demenza, e di negativo, cioè quello che è in favore della demenza. E vedete qui questa lista in cui vediamo che quello che sappiamo, io vi ho dato un po' di esempi di quello che sappiamo, non possiamo parlare di tutto, sennò ci vorrebbe almeno una settimana, ma che cosa è che è pro-demenza? Beh, prima di tutto l'età. L'età è il fattore più importante, come avete visto, man mano che aumenta diventa... La familiarità, non tutta, qui ci sono tante discussioni, ma la maggior parte della demenza non è ereditaria, ce n'è però una piccola parte che è ereditaria, e quindi riconoscere questi fattori è molto importante per poter poi fare la prevenzione.
Abbiamo una lipoproteina, che questo ApoE Epsilon 4, che è una sostanza che quando è presente aumenta la probabilità di avere demenza. I traumi cranici sono molto importanti, il diabete, l'ipertensione. L'ipertensione perché? Perché naturalmente aumenta la possibilità di trombi e quindi, diciamo, aumenta la possibilità di occlusioni dei capillari, l'aumento di omocisteina. E poi ci sono due gruppi di cose su cui voglio richiamare la vostra attenzione. Primo sono i farmaci anticolinergici, cioè i farmaci che agiscono diminuendo l'attività dell'acetilcolina, che è uno dei mediatori cerebrali, sono dei farmaci che dobbiamo cercare di evitare. E naturalmente il medico è al corrente di questo e ci può aiutare a farlo. Dobbiamo stare però attenti, perché tante volte ci sono farmaci, e oggi purtroppo tante volte si prendono tanti farmaci contemporaneamente, che ognuno ha una piccola attività anticolinergica e quindi uno dice questo non conta nulla, ma se si sommano tante piccole attività anticolinergiche contro l'acetilcolina, naturalmente questo allora può diventare importante. E poi c'è un altro gruppo di farmaci che sono le benzodiazepine. Le benzodiazepine sono i tranquillanti, sono gli ansiolitici, quelli che spesso la gente prende impropriamente, troppo per dormire. Oggi sappiamo che questo tipo di farmaci è molto negativo per l'anziano. Dovrebbero essere presi solo in casi eccezionali, solo per poco tempo e alle dosi più piccole possibili, perché aumentano anche loro la probabilità di demenza. Abbiamo fortunatamente anche invece delle cose che si oppongono alla demenza. Attività fisica, ecco, questa è una cosa che ci possiamo chiedere come me l'ho messa al primo posto, perché è veramente molto importante. Cioè, perché l'attività fisica è così importante nel prevenire la demenza? Beh, per la semplice ragione che quando noi facciamo attività fisica non c'è bisogno di fare i super sportivi, basta che camminiamo, che ci muoviamo, che facciamo un po' di fatica, perché il punto fondamentale è quello di fare un po' di fatica. Andando in giro a guardare i negozi si fa poca fatica, quello non è camminare, quello non è far fatica, cioè soltanto guardare e aiuta poco. Bisogna fare un po' di cammino veloce, fare le scale, fare un po', quello serve, basta poco ogni giorno per far questo, non c'è bisogno di stare in palestra delle ore, basta pochissimo. Questo cosa fa? L'attività fisica fa aumentare nel nostro sangue un'attività che si chiama attività fibrinolitica, in gergo. Che cosa è? Sono degli enzimi che hanno la capacità di dissolvere i trombi. Abbiamo detto prima che nei capillari si formano questi trombi che agiscono poi sui neuroni. Se noi facciamo esercizio fisico, abbiamo la possibilità di impedire la formazione di questi trombi, perché nel nostro organismo, nel sangue, si sviluppano questi principi che sono in grado di dissolvere i trombi rapidamente e quindi non c'è il tempo perché i neuroni possano soffrire. Questo è un punto molto importante, questa attività fisica, che spesso è sottovalutato. Anche l'anziano deve cercare il più possibile di muoversi, di non star fermo, perché per quello che può fare, evidentemente, non è detto che possa sempre correre, ma comunque fare un po' di fatica aiuta a questo tipo di attività. C'è l'attività recreativa, c'è la scolarità, ci sono i rapporti sociali, c'è il livello economico, che è molto importante. Purtroppo i poveri hanno sempre svantaggi, e hanno anche lo svantaggio di poveri nel senso socio-economico, hanno lo svantaggio di avere più demenza. E poi c'è il problema dell'alimentazione, evidentemente le alimentazioni che aumentano l'arteriosclerosi evidentemente aumentano le lesioni anche nel cervello,
lesioni dei vasi del cervello con conseguente neurodegenerazione e così via. Vi faccio vedere soltanto alcuni ultimi dati. Ecco, questo per esempio è l'attività fisica di cui vi ho parlato ed è, diciamo, le curve rappresentano nel tempo la presenza di soggetti che non hanno demenza. E vedete che il blu va giù molto più rapidamente rispetto al rosso. Il rosso sono quelli che fanno attività fisica. Quindi c'è un vantaggio che aumenta con il passare dell'età. Questo vi fa vedere la scolarità, cioè chi ha poco livello di scolarità ha molta più demenza di chi invece ha un alto livello di scolarità. Quindi anche questo è un altro insegnamento che dobbiamo avere. Chiunque può tenere viva la sua attività intellettuale, anche facendo la settimana enigmistica, anche facendo, diciamo, delle attività molto semplici, ma è importante continuare a far lavorare la nostra testa, continuare a non fermarci, avere sempre il desiderio di apprendere, di sapere qualcosa di più, di leggere, eccetera. Questo ci aiuta molto. E poi questo è un altro aspetto che abbiamo nominato prima, di nuovo la linea rossa è quella di cui parliamo, la linea blu è quella dei controlli, in cui conta molto anche avere amicizie. Cioè le persone anziane tendono a isolarsi, tendono a rimanere da soli e invece bisogna continuare a avere relazioni, avere amici, avere, uscire, vedere gente, non fermarsi nel proprio ambiente. Tutto questo ci può aiutare a migliorare la nostra durata di vita in buone condizioni. Ecco, io credo che la longevità, di cui abbiamo cominciato con la longevità, finiamo con quella, ha naturalmente, come tutte le cose che avvengono, ha dei vantaggi e degli svantaggi, delle cose positive e delle cose negative. Certamente il vantaggio è quello di vivere più a lungo e in buone condizioni, però c'è lo svantaggio che si pongono dei nuovi problemi. E quindi bisogna prevedere i bisogni del futuro, siccome non tenderà per il momento a diminuire la possibilità delle demenze, dobbiamo fare in modo di essere che la nostra struttura, la nostra società sia preparata a occuparsi di questi problemi. Bisogna sviluppare una politica di prevenzione, cioè fare tutte quelle cose che abbiamo detto essere positive, cercare di evitare le cose che sono negative. Anche qui bisogna organizzare questo tipo di cose, non basta soltanto dirlo, ne parlavamo prima con il professor Trenta, cioè c'è un bisogno molto importante di coinvolgere non soltanto la medicina, anzi noi forse siamo i meno adatti, ma di coinvolgere tutta la società nel promuovere il tipo di cose che sono utili per la prevenzione. Deve essere un'attività collettiva, deve essere un'attività che da una parte non è che fa qualcosa di positivo e dall'altro fa giusto l'opposto. Dobbiamo avere sinergia nel cercare di portare avanti queste cose. E poi promuovere la ricerca, perché è soltanto dalla ricerca e dalla ricerca terapeutica, cioè trovare le soluzioni a questi problemi quando si manifestano, è soltanto dalla ricerca che possiamo sperare che ci siano cose nuove che non siano soltanto oggi, purtroppo non abbiamo farmaci a disposizione, quelli che abbiamo sono assolutamente insufficienti, fanno molto più bene a chi li vende che non a chi li prende, ma è molto importante che ci siano invece dei nuovi farmaci che siano veramente efficaci e che ci possano permettere di andare avanti nella nostra vita, ma di avere una buona qualità di vita. Grazie. Grazie professore.
Grazie anche per essere rimasto nei tempi convenuti e per questo abbiamo tempo per un paio di domande, due, tre domande, se ci sono. Se non ci sono, prego. Una domanda a questo punto di ordine pratico a proposito della prevenzione. Il discorso dell'alimentazione. Quali sono gli elementi nella nostra alimentazione che possono favorire la lotta alla demenza e quelli che invece sono assolutamente contrari? E un'altra domanda, se posso farla, a proposito dei neuroni. Fino a che età, diciamo, abbiamo un processo di costruzione, di crescita dei neuroni e a che età invece comincia il declino dei neuroni? Grazie. Allora, per quanto riguarda l'alimentazione, valgono in generale i principi che servono per una buona alimentazione contro diciamo le malattie cardiovascolari. Questo è uno degli aspetti più importanti. Noi abbiamo per fortuna la dieta mediterranea, che è la dieta che diciamo ha il miglior risultato per quanto riguarda la salute e quindi serve anche per l'invecchiamento cerebrale. In realtà non tendiamo a non utilizzarla e a cambiare i nostri atteggiamenti. La dieta mediterranea è caratterizzata da un gran consumo di frutta e verdura, che deve essere la parte, diciamo, quantitativamente più importante, e man mano che saliamo diminuire il più possibile il consumo di zucchero come tale, non di carboidrati, cioè la pasta e il riso vanno bene, ma non zucchero come tale, e diminuire la quantità di grassi, diminuire la quantità di carne, aumentare invece la quantità di pesce. Questi sono, diciamo, i principi fondamentali per quanto riguarda appunto la dieta. È difficile invece per la seconda domanda collocare quale sia il momento, però è certamente intorno ai 20 anni, diciamo, per dare una cifra, che abbiamo il massimo sviluppo. Poi dopo comincia la diminuzione. Quindi naturalmente una diminuzione che per tanto tempo non ha nessun significato, ma poi dopo a un certo punto arriva, dipende. Poi... Prego. Buonasera. Senta, la mia è una domanda personale, l'avrebbe dovuta fare mia moglie, ma è con sua madre che ha questo problema dell'Alzheimer, ha 84 anni. Appunto prende dei medicinali, ma sentendo lei ora, i medicinali come se non... allora, a questo punto, oltre alle difficoltà che insomma non direi a spiegare perché lei le sa benissimo, che cosa si può fare per aiutare queste persone quando uno ci è coinvolto, e quindi perché quando uno non è coinvolto naturalmente non le cose riesce a capire un pochino meno, ecco, un consiglio da parte sua che io posso riportare anche a mia moglie, grazie. Ma i consigli che si possono dare purtroppo oggi non sono molti, perché non ha... è certo che abbiamo bisogno di fare in modo che la persona ammalata sia aiutata. Molto spesso queste persone vengono riempite di farmaci inutilmente, il che tende tante volte ad aggravare il quadro. Vengono riempiti di farmaci per farli stare tranquilli. Bisogna occuparsi di loro per quello che è possibile, bisogna avere molta pazienza. Questo è quello che per il momento si può fare. Bisogna cercare per quel che è possibile di avere luoghi in cui il malato o l'ammalata può stare e può dare un po', in questo modo, dove ci sono altri che si occupano, in modo da avere un po' di sollievo per i membri della famiglia che normalmente se ne occupano. E qui, diciamo, è molto importante che ci siano strutture adatte a fare questo. E per il resto, purtroppo, non è che possiamo dare oggi molti altri consigli. Non abbiamo mezzi, e questo dovrebbe invece stimolare molto di più
a fare in modo che ci siano studi, che ci siano ricerche, che ci siano. Oggi purtroppo la situazione della ricerca in Italia è una situazione molto grave, perché la ricerca è stata completamente abbandonata e non abbiamo poche possibilità, quindi bisogna che anche l'opinione pubblica aiuti a far presente la necessità che si facciano delle ricerche per capire sul piano medico, ma anche sul piano sociale, sul piano sociologico, che cosa bisogna fare, che cosa è bene fare per migliorare le condizioni. Purtroppo mi dispiace di non poter essere molto più positive, ma credo che abbiamo il dovere di essere onesti nel dare le risposte. Posso? Buonasera. Posso? Mentre ascoltavo, mi stavo chiedendo se l'utilizzo, soprattutto da parte di giovani, che sta avvenendo in maniera quasi compulsiva dei sistemi informatici, penso ai cellulari, penso all'utilizzo del computer, ai cellulari usati come spesso avviene per ascoltare musica. Io l'altro giorno ero con mio figlio, vedevo un gruppo di ragazzi che entrava a scuola, era un gruppo di ragazzi, ognuno era da solo. Mi sembra che questo atteggiamento, questo comportamento sia, come dire, in contrasto con quella colonna che indicava relazione, attività, modalità di relazionarsi con gli altri. Poi vi faccio portavoce, se possibile, di un'altra domanda, sì, non da parte mia. Veniva chiesto se in particolare la demenza o l'Alzheimer fossero delle malattie che in qualche modo, lei ha già in parte risposto, possano essere reversibili o comunque si possano in qualche modo tamponare o fermare o limitare al livello in cui vengono individuati. Grazie. Per quanto riguarda questa seconda domanda, ho già detto che oggi non abbiamo degli strumenti adatti, se non quelle cose generali di cui abbiamo già parlato, e quindi la speranza di poter fare qualcosa nasce dal fatto che non tutti diventano dementi. Quindi questo è il nostro punto di forza, in qualche modo. Se non tutti diventano dementi, vuol dire che dobbiamo capire perché questo succede, e se lo capiamo abbiamo, diciamo, la possibilità poi di intervenire. È vero che oggi c'è questa situazione per cui i giovani crescono molto più, per certi aspetti, molto più soli di quanto non fossimo noi. Non so, io tante volte osservo una coppia al ristorante in cui tutti e due per tutta la serata non si parlano, ognuno ci guarda, ogni tanto tira fuori il telefonino, guarda, parmeggia, risponde, poi mette via il telefonino, intanto l'altro fa la stessa cosa, e così mancano completamente le relazioni. Può darsi che il cervello si abitui poi a questo nuovo tipo, perché per fortuna la macchina umana è una macchina che si adatta molto alle situazioni. Certo, sulla base di quello che sappiamo non possiamo essere molto ottimisti nel vedere questo completo distacco di attività sociali, poi con tutte le eccezioni, con tutte le cose, lei potrebbe dire molto meglio di me, ma insomma questa è un po' la situazione. Trovo che dovremmo, noi che siamo più anziani, favorire il fatto che i giovani si incontrino e parlino e non guardino soltanto il telefonino o ascoltino la musica finché vanno per la strada o anche quando sono in qualsiasi posto, insomma. Bene, ringraziamo. Ancora una domanda c'era. No, c'è la prossima. Non possiamo. C'è la prossima relazione. Grazie professore.